Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Posso dedicare un twerk, ragazzi? Guardate, purtroppo, e non sto scherzando, sono in isolamento dentro un capannone, dentro un fottuto capannone, ok? Quindi, ma questo è domiciliare! Oggi dovete accontentarvi che twerkerò con la musica che mi dà Spotify. Boh, io non so come fare, boh, sto nella merda questa sera, boh, aiutami. Oh, boh, ma io non posso. Ho trovato una persona che ne capisce qualcosa, quindi ti chiedo a te. Tra l'altro anche un moderatore. Scriveteli tutti su Instagram che è un fenomeno, ragazzi, perché vi giuro, è veramente un mito. C'ha la mia età ed è un fenomeno, grazie Licacchina, e soprattutto è una persona veramente velocissima. Milagri, una domanda. Vai, Joy. In un'ipotetica situazione, fate una bella serata, ti salteresti addosso ad Angelo, sì o no, se va bene la serata? Se va bene la serata, sì. Oh, ci voleva tanto! No. Ma che è, salta addosso, Joy? Ma tu non hai visto mai le prestazioni di Max e Rubino? Quale salta addosso? Ma qui andiamo diretti, Joy. Ma io per quello io mi fidavo di voi, ho detto mo entrano i migliori streamer della storia, io ero là già col cazzo in mano. Ma tieni il cazzo in mano, ma lo capisci che siamo un po' in difficoltà qui? Ma che cazzo me ne frega, proprio mi sono scopato per donne anche più piccole. Ma fate come cazzo. L'ha fatto Joy? No. Ma Joy, ci hai provato con un lombo? Ma io ragazzi, scusate, dovrei una piccola parentesi. Mi fa volare. Ovviamente nel 2023 anche Marco rispetta tutti quanti i diritti del LGBTQ+. Era una gag, purtroppo ha sbagliato i tempi comici, avrebbe potuto far ridere perché si scherza sullo stereotipo. In questo caso purtroppo una gag è uscita male, però vabbè, continuiamo il format perché ovviamente Marco non pensa a queste cose. Vero, no, Marco? No. No, io supporto. Oh, io ci provo però. Grazie Flex, grazie Gregoz. È una botte. Vabbè, fai una frase un pochino più... Vabbè. Ok. Frase un pochino più stretta. Mi medra, me porteva e te la scuola. Eccomi, mia madre mi portava a scuola. No, ho fatto prima io. Sono prenotato io. Non è vero. Fate la clip. No, Manuxo. Fate la clip, vediamo chi si è prenotato prima. Peter, buttalo fuori, Simone. Ma no, perché sto cercando... Loro non sono l'unica che non parlo, mi state massacrando tutti. Celeste, di qualcosa, mi stanno massacrando tutti. Non parlano perché sono donne. No. Ok, mi butto fuori. Ti butta fuori. Celeste, ma ti sembra assurdo il discorso che ho fatto? Stavo dicendo semplicemente che è importante accettarsi, nonostante io non abbia dei gran capelli, ho la faccia lunga, il naso così, e insomma sono anche magro, cioè peso veramente 60 kg. Comunque ultimamente va che la chirurgia estetica non costa neanche così tanto. Ma se mi incazzo, niente, mai più ti scriverò. Cioè, assurdo. Dio Bono, la seconda volta. Cioè, ma puoi paccare 10 minuti prima dell'inizio? Non lo so, due volte tra le ultime due volte, uguale. Cioè, mai più. Grazie il Fra, grazie. Poi ovviamente sono solo. Cioè, ormai... Cioè, proprio nello specifico certo, non certo, puoi certo, tirare certo, fuori certo. Dei problemi negativi alle prime volte. Volte, no. Perché la maggior parte delle volte le persone si Io sono vicino. Non sto sentendo quello che... Non lo senti? Sei musulmano? Di una bestemmia? Vabbè. Sono sei? B. Porco Dio.
Questo non è di africano, non è la lingua. Vediamo quanto costa, perché dai, si sa mai. Ok, effettivamente sono 96 euro. Ma come 96 euro? Sì, guarda. Ma porco Diaz! Eh sì, perché è tutta tangenziale. Dico di pompaggio di acqua a produrre la mia la mia acqua. Ma per mia wow, meglio blur, meglio blur. Il re. Ecco, esemplificazione più plateale della fanbase. Eccola qua. Il re. Eccola qua. Un saluto alla mamma di Ettore. Il re. ragazzi, io purtroppo mi sento un po' fuori luogo in questo momento, però vi posso dire di divertirvi più che potete, usate le precauzioni, ovviamente la cosa più importante nella vostra coppia, soprattutto per te Angelo, te lo dico, deve essere una parola, il consenso. Vabbè. Mi raccomando, grande. Stai molto attento al consenso. Tu Ilaria consenti? Penso di sì. No, sì. Penso legalmente non va bene. O no? Mi ripeto la domanda. Tu Ilaria consenti? Sì, sì. E allora Angelo, entra pure. Ciao. No, vabbè. Grazie ragazzi, grazie. Okay. Allora adesso comincio a dire di conso. Eccola! E tu quanti anni hai invece, baby? E te invece quanti anni hai? 17. No, ho sbagliato il don. No, mi sei visto il culo peloso, mio buono, Matteo. Scusa, ho sbagliato. Ma va, Simone, dai, ciao. Chiara. Metti giù. Ma... Starite. Okay. Ma perché? Grazie Fedelo, grazie Lubi, grazie Justice Forrovazzi, grazie Vano. Grazie mille, molto molto gentile. Minchia, oh, guardate che mancava poco secondo me. Posti dovevo... Tecno che balla impasticcata. Anche io un po'. Sì, è che è un po' un piercing, molto emo. Sei emo? No. Ti piace la vita? Abbastanza. Ok. Facci vedere le braccia. No. Dal 18 al 21 settembre, al Hotel House, il Proloco di Porto Recanati organizza la primissima sagra del kebab, stand gastronomici dove potrete gustare pietanze del Medio Oriente, tra cui kebab, hashish, curry, peroni e altre specialità gastronomiche. Ok, oddio, Gerry Scott ormai canto.